stasera? Allora, è stato firmato un verbale d'intesa che ha recepito in gran parte le richieste dell'Assemblea 1445, soprattutto in merito a continuità dell'esperienza culturale e artistica condotta in questi anni, possibilità di rientro non appena sono finiti i lavori di messa in sicurezza dei locali, possibilità di accedere già da subito ad alcuni spazi di Cassa Depositi e Prestiti per fare le assemblee settimanali dell'Assemblea e soprattutto partenza dei lavori di messa in sicurezza di tutti gli spazi che attualmente sono Salone delle Guardie e relativa corte con le sue pertinenze. Quindi possibilità di rientrare in tempi ragionevoli, che potrebbe voler dire 6 mesi, stiamo ipotizzando una cifra, ma facendo dei lavori con la massima urgenza. E inoltre è stato avviato un processo, questo processo sarà coordinato dal prefetto, dalla sindaca e da noi, perché si monitori di volta in volta quello che sta succedendo, quindi durata dei lavori, problemi, eccetera. Mi sembra un tavolo che presume un percorso accettabile, che non chiude questa esperienza e la continua. Sui tempi voi avevate chiesto una proroga rispetto alla data di domani, del 20? Allora, sostanzialmente i cittadini che lì sono presenti si stanno già organizzando per andare via. Comunque la proroga è di tutta questa settimana per le persone e di tutta la prossima per i materiali, che saranno messi in locali adibiti appositamente, con anche l'impegno dell'amministrazione a trovare, attraverso però un bando pubblico, un'assegnazione di spazi idonei alla continuazione delle attività artistiche. Quando tu, cosa significa? Che non viene riassegnato chi c'era già dentro, o per loro deve essere assegnato con le procedure di legge. Quindi ci sarà un bando. Ci sarà un comitato. È previsto un comitato di scopo che si deve costituire prossimamente per coordinare insieme all'amministrazione e alla prefettura tutte le attività relative alla messa in sicurezza e poi alla riappropriazione degli spazi pubblici. Quindi poi ci sarà un... Prego? Non è un protocollo, è un documento, un verbale d'intesa che noi certamente abbiamo firmato come delegazione. Sarà reso pubblico, spero. È stato già reso pubblico. È già pubblico. Con quale metodo? È stato messo online almeno 10 minuti fa dai compagni che erano su con noi. Vai. Questo qui è un primo verbale e naturalmente tiene conto di quello che l'Assemblea ha detto ieri. Quindi tiene conto di tutte le cose che sono state dette ieri rispetto ai tempi, rispetto alle possibilità di rientro, eccetera. E andrà confermato naturalmente appena fatto il soggetto comitato. Ci sarà una firma di conferma, un monitoraggio dell'accordo alla luce del diritto vigente, che sarà, si presume, comprensivo di innovazioni sul regolamento dei beni comuni, ma non necessariamente, quindi è indipendente rispetto alla questione del regolamento. Ma il fatto che è stata garantita la continuità e il rientro, come si sposa con la questione che deve esserci un bando? No, l'assegnazione degli spazi sarà fatta attraverso, noi speriamo, l'approvazione di un regolamento dei beni comuni. Ah, okay. Sì. Cioè, se si approva il regolamento dei beni comuni non è necessario il bando pubblico, se non si approva si fa bando pubblico, insomma queste sono le... dipenderà dal diritto vigente, si spera di qui a poco, come avevamo già tra il resto segnalato la volta scorsa, alla riunione della settimana scorsa, si era effettivamente richiesto di sapere quali erano le condizioni giuridiche in cui si sarebbe operato. Queste condizioni giuridiche verranno chiarite con i processi politici, che sono quelli dell'approvazione che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane del regolamento dei beni comuni, che consentirà certi percorsi. Se non avviene quella cosa lì, ne avverranno degli altri. Questa è una cosa indipendente, non è legata, non si lega minimamente, come dire, la vicenda specifica di questo, del verbale firmato oggi con la vicenda dei beni comuni. L'assemblea di ieri è di 300 persone, sono stati espressi posizioni a favore, contro, posizioni intermedie. Noi abbiamo cercato di recepire una posizione intermedia che raccoglieva la più parte delle sollecitazioni. Poi chiaramente non c'è una delibera di non firma. Io non ho mai sentito una cosa del genere. Ma io la votazione non l'ho neanche vista. L'assemblea è iniziata con 300 persone, l'assemblea si chiude con 50. No, ha detto di non firmare il documento com'era. Il documento è stato completamente trasformato. Noi avevamo detto pubblicamente la volta scorsa che non avremmo firmato un documento imposto dall'alto, dalla prefettura e dal comune. C'è stata un'apertura molto importante rispetto al processo di adeguamento del documento a quelli che sono stati gli esiti
della numerosa assemblea dell'altro giorno, questo è un passo che dovrà essere completato con un'altra assemblea che darà, costituirà il soggetto, ne determinerà gli organi, insomma farà tutte le cose che dovranno essere fatte di quelle prossime settimane. Non è interrotto il dialogo, non c'erano condizioni per rompere perché l'amministrazione era dialogica, noi di fronte al dialogo dialoghiamo, questo mi sembra che sia stato il mandato di tutta l'assemblea, devo dire, dal punto di vista... L'alternativa era la chiusura con i sigilli per ragioni di sicurezza. Oh, ma...